27esima live reaction Milan-Bologna. Questo è esattamente il terzo Milan-Bologna su questo canale. Il primo fu un amaro 0-0 nell'anno dello scudetto, aprile 2022, l'anno della maglia stile Marcelo Burlon. E l'anno scorso, ragazzi, fu la terza di campionato, dove vincemmo 2-0 con gol di Leao e Giroud. Oggi è tutt'altra storia, tutt'altra formazione. Non dobbiamo pensare a ciò che succede sia dietro che davanti in classifica, dobbiamo solamente pensare a ciò che abbiamo davanti a noi in campo, ovvero oggi il Bologna, settimana prossima il Frosinone. Bologna che sta facendo una stagione impressionante, che però ultimamente ha, come sappiamo, un po' abbassato la guardia, e questo potrebbe, se il Milan avesse un po' di concentrazione in più, poter anche essere un punto di forza, un punto di vantaggio. Bisogna vedere come il Bologna ha voglia di presentarsi a San Siro oggi, perché se oggi il Bologna si presenta come si è presentato contro l'Inter, il Milan deve fare veramente una grande gara. La formazione, ragazzi, è la stessa della partita contro la Roma e anche dell'Udinese, in attesa che rientrino Ciao, Tomori e Kalulu, perché loro tre sono, anche Bennacer, loro quattro i pilastri di questa squadra. Sicuramente, ragazzi, tornati loro, ci saranno più rotazioni e la squadra avrà possibilità, secondo me, di rendere anche meglio, soprattutto in vista dell'Europa League. L'unica cosa è che, secondo me, Calabria, vista la partita di Udine, dovrebbe passare qualche minuto in più in panchina, perché comunque i terzini destri, sappiamo il Milan non avere fenomeni sulla fascia destra, soprattutto dietro, però secondo me Florenzi e Jimenez, peggio di Calabria non possono fare, perché quello, secondo me, questo è il mio punto di vista. Secondo me fare peggio di Calabria veramente vorrebbe dire richiamare Vangioni, quella gente lì. Per quanto riguarda i difensori centrali, Gabbia e Kier hanno saputo dare all'incirca delle quasi sicurezze, dico quasi perché Kier contro l'Udinese ha fatto l'errore sul primo gol, una scivolata a vuoto veramente incredibile. Io un po' di fiducia a gente come Simic la darei, però ragazzi, alla fine è il signor Pep Guardiola da Parma che decide e non noi, purtroppo. Noi, lo dico sempre, vittoria sconfitte, siamo sempre vittime di decisioni degli altri. Buona partita, ragazzi. VAR Marco Guida. VAR Marco Guida. E non mi scorderò mai il famoso derby, rigore per l'Inter per fallo su Guida. Non me lo scorderò mai. Perdemmo 3-2, ma non giocammo neanche male quella partita lì. Anzi, a giocarla oggi, una partita come si giocò quel derby lì, fece gol l'irreprensibile Bakayoko. Si inizia, ragazzi, batte il Bologna subito all'attacco. Giroud buono per Pulisic. Fallo. Calcio di punizione e rischio. Primo giallo della partita. Primo giallo, capito, Frali, sei intervenuto da dietro. Se non è giallo questo, spiegami cosa può essere giallo nella vita. Siamo realisti e onesti. Froler, ma Froler, io ho rimasto che era l'Atalanta, pensate voi. Milan fa le rimesse dal fondo come al campetto. Battono subito. Ternanez, madonna, no, ma perché? Perché Zappi? Perché ti interstardisci così? Che poi ogni tanto il gol lo fai bello, ma non è che lo fai sempre. Attenzione che sto Bologna, secondo me, qualche punto raccatta oggi. Io sono convinto. Se non 3-1, ma qualche punto raccatta. E c'è sempre una voragine al centrocampo. Zirkzee. Sinistro, primo tiro in porta è loro. Maignan para. Sinistro debole, però si è fatto sentire. Ragazzi, c'è uno in panchina del Milan uguale a Max Scioscia. Cazzo, uguale. Perché era incappucciato, poi magari scappucciato è tutta un'altra cosa. Altro attacco. Giroud buono per Loftus Cheek. L'hai data a Leao, l'azione è persa. Leao sinistro. Oh, ha tirato Reinders che la cicca. Oh, ha tirato Leao dal 29 ottobre. Non tirava in campionato. Attenzione, la svolta. È vero che ha tirato centrale, perché non è che ci si potesse aspettare, però. Va dentro verso.
Loftus-Cheek. Reinders! La prospettiva ha ingannato. Peccato. Altro che finisce sul fondo. Cioè, De Silvestri, che c'ha 81 anni, che va via Leao. Io, vabbè, io vorrei commentare, ma rimane veramente poco da commentare. Volta a cercare la palla lunga per il movimento di Fabian. Teo Hernandez in vantaggio, prova a prendere posizione, poi sbaglia. Hernandez, che cazzo fai? Teo Hernandez, che cosa prendi posizione? Butta via la palla come a Udine. Abbiamo preso gol a Udine perché voi non avete buttato via una palla. Che poi Fabian se la passa a Zirkzee è finita perché non c'è nessuno in porta. Madonna che lancio che ha fatto per Zirkzee, vedo com'ha. Palla dentro, no. Fabian rimane lì. Kier, palla ancora lì. Calafiori, Zirkzee, gol. Sotto le gambe di Maignan, Joshua Zirkzee torna a segnare 1-0 per il Bologna. Ma che azione ancora una volta del Bologna in contropiede. Parte tutto dalla. Ti hanno insegnato come fare gol. Un lancio lungo, quattro uomini in area e pesti finché la palla non va in porta. Ti hanno insegnato come si fa gol. Un gol così va incassato e bisogna stare zitti. Prima miracolo di Kier, secondo miracolo di Kier, Calabria. Che fa Calabria? Va a coprire il palo. Mica va a coprire l'uomo in mezzo all'area. Poi Hernandez su Zirkzee è in netto ritardo. Maignan colto di sorpresa. Quanto ci avevo ragione nella partita con l'Udinese. Quanta ragione ci avevo. No, ma il Milan deve puntare, deve fare, deve crederci. Settimo gol subito in un mese. Qua ragazzi, o la rattoppi prima dell'intervallo o non la rattoppi più questa partita. Dallo sguardo in aria, sterzata. Pulisic. Prova la palla dentro verso Kier, fuori. Occasione per il pari, non l'ha sfruttata Kier. Ho capito, ma se le occasioni per il pari devono essere queste, ragazzi, stiamo freschi, Questa è una palla che, cioè, sei solo davanti il portiere, la mandi alta, io non lo so. Va dentro verso Pulisic, vediamo se la sbagli. E certo che la sbaglia. Portiere fuori di 10 metri. Certo che la sbaglia. Come a Parigi, uguale. E tanto su contropiede loro ci hanno fatto gol. Il Milan mai un contropiede in porta, mai. Solo 3-0 ad Empoli avete messo in porta come contropiede. Gol importantissimo, ragazzi. Il gol più importante nella storia del Milan, il 3-0 ad Empoli. La gol l'ha avuta Christian Pulisic. Adri tocca per Teo Hernandez. No, il cross, no, il cross, no. Chi è il calcio di rigore? Calcio di rigore per il Milan. Preso probabilmente un colpo sulla faccia Simon Kier, arriva anche il giallo da parte giallo di per proteste. Ci hanno dato un rigore, strano, eh. Arriva Kier sul pallone. La palla l'ha presa Kier, si è preso un calcio in faccia, ragazzi, questo è rigore solare. Io non parlo mai di arbitri. Se hanno dato un rigore così all'Atalanta, che poi è tutta altra azione, per carità. A livello di rigore dubbio no. Rimaniamo su questa scala. Se il rigore all'Atalanta è stato dato per un intervento che poteva essere, a mio parere, discutibile, tu dai anche questo. Se poi lo fa o no, quello è un problema di Giroud. Con cartellino in direzione. Cartellino rosso? Thiago Motta. Espulso Thiago Motta. Si prende il rosso, la sua partita finisce dopo 41 minuti. Ragazzi, l'ultima volta che hanno espulso un allenatore è andata male. Vi ricordo, 2 settimane e mezzo fa, quando mandarono via Gasperini. Giroud contro Skorupski. Giroud ha sbagliato troppo i rigori decisivi. Napoli e Dortmund, non vorrei tu lo sbagliassi anche oggi. Episodio che farà discutere, ci daranno dei ladri e lo so già. Emanuele. Nessuno riesce a guardare il proprio giardino. Troppo complicato in questo paese. Giroud contro Skorupski. Va Giroud. Giroud, Skorupski! La blocca! Secondo errore stagionale di Olivier Giroud al dischetto. Che bel rigore che ha tirato, ragazzi! Mamma mia! Altro giallo! Ma cosa? Adesso capisco perché ha dato il rigore, adesso è tutto chiaro. Perché te vedi veramente la voglia che non esiste di vincere le partite. Prende la Pulisic, movimento di Calabria. Pulisic, Calabria, è buono. Palla dentro, verso l'Autoschick, gol. 45esimo gol di Loftus-Cheek, pareggio del Milan. Ancora mai del Milan. E fa 1-1.
ma questa è un'azione straordinaria. Secondo gol consecutivo. Sull'asse di destra. Terzo gol nel 2024 per Loftus Cheek, insomma. Adesso vediamo se il Milan saprà approfittare dell'espulsione di allenatore del Bologna o se no, o se dobbiamo subire come contro Atalanta. Loftus Cheek che si cozzano! Si cozzano! Cioè, ma io solo a FIFA ho visto queste cose, ragazzi. Si cozzano! Due compagni di squadra! Fischia. Sei un coglione. Ha detto che si alzavano a 4. Vabbè, oh. Sti cazzi, andate a far gol prima. 1-1 a fine primo tempo. Sì, ma il secondo tempo è bello lungo, sì. Rieccoci, ragazzi. Vabbè, se voi rientrate in campo con la mentalità che è ancora 0-0, secondo me la potete affrontare in maniera diversa. Che poi, a dirla tutta, il Milan ha avuto più occasioni del Bologna, con un po' più di sicurezza sotto porta. Non dico tanto a poco, però penso che almeno 2-1 potevamo esserlo. Purtroppo è andata così, ci sono altri 45-50 minuti, vedete di cavare qualche ragno dal buco. Io fiducia in voi ce l'ho. Si inizia, ragazzi. 45esimo, 1-1. Silvestri in area Zirkzee. Power Zirkzee. Cosa ha sbagliato? Si è saltato tutta la difesa. Si è bevuto tutta la difesa. Qua chi è fermo? Rientra Calabria. Si sovrappone Gabbia, ragazzi. Se avessi sbagliato un gol così uno del Milan, io domani mattina sarei ancora qua a bestemmiare. Questa era gol tutta la vita. È un chiaro segnale che il Milan deve svegliarsi. C'è Leao che tira. Mette giù e prova. È in curva, ma è ovvio, ragazzi. È ovvio. Non fa gol da un metro, figuratevi se lo fa da fuori area questo. Attenzione, Christiansen. Oh, è già due del Bologna. 51 e 19 adesso. Già due occasioni. Zirkzee sinistro. Kier rimane lì ancora. Zirkzee, Maignan. E tre, ragazzi. Tre occasioni per il Bologna. Che vogliamo fare? Vogliamo arrivare finché non si prende gol e poi ultimo abbiamo preso gol, o vogliamo cominciare a avere un'idea di gioco difensiva, poiché da quel che mi sembra è d'agosto che manca. Ufficio complicazioni sta squadra. Musa per Adli, almeno una volta che Musa gioca nel suo ruolo. Dare altri punti importanti al Milan. Sbaglia Skorupski. Sbaglia Skorupski. E mica andiamo a prenderla la palla. Skorupski che ha battuto dritto per dritto. Ha bucato tutti gli attaccanti del Milan. Chi la prendeva andava solo contro il portiere. Loftus Cheek. Va Florenzi. Florenzi va al cross verso Loftus Cheek. Forse spinge. Reinders. Incrocio rimane lì. E c'è un fallo di mano di Jovic. Che due coglioni. No, un gol fantastico. Stop, vedi. Ci mancava la traversa. Pulisic. Può puntare Christiansen. Altro cross, stavolta più alto. Christiansen dentro Leao. L'ha vista all'ultimo. Leao, bene. Occasione Milan. Gli è cascata addosso, ragazzi. Non possiamo fare gol qua. Non possiamo. Cross di Pulisic. Leao di ginocchio. È entrato Florenzi, che ha caratteristiche più offensive rispetto a Calabria. E chiede molto. Non è che Florenzi ha caratteristiche più offensive. Florenzi ha più caratteristiche rispetto a Calabria, punto. Krijic è bravissimo. Leao. Verrà ammonito qualcuno. Leao. In area, giù. Rigore. Col fallo che ha allargato il braccio. Sbagliatelo un'altra volta, Sbagliatelo un'altra volta. A parte il giro è uscito, quindi non lo va a tirare lui. Cioè, mi fa incazzare perché Leao gli basta poco. Come dice Vasco Rossi, basta poco. Basta poco per fare impressione. E lo possiamo attribuire a Leao. Sbagliatelo un'altra volta, ragazzi. Luca Marelli. O magari fatelo, poi prende il pareggio. Insomma, è uguale. Vato Hernandez, che ne ha sbagliati più di Giroud in carriera di rigori. Però l'ultimo l'ha fatto contro la Fiorentina, mi ricordo. Per me poteva dirlo anche Jovic, Lo dico, a informazione a titolo gratuito. Fernandez, madonna. Non lo vedete? Soffro più per i rigori a favore che contro. Tanto contro so che è gol, quindi buona. Fernandez contro Skorupski. Fernandez! Palo! Non la può toccare, la gol! Gol
esulta Teo Hernandez, ma dopo il palo non la può giocare la palla. Incredibile. Cosa? Non ci voglio credere, due rigori, ragazzi. Cioè, ma lo sai? Lo sai? Lo sai che non la puoi toccare e lo fai? Io non ci voglio credere, ragazzi. Io non ci voglio credere. È un incubo, ragazzi. È un incubo sta partita. È un incubo! Abbiamo giocatori che non sanno le regole del pallone. Ragazzi, ma non è possibile. Ma sono a noi ste cose. E non è colpa del caso, ragazzi, eh. È colpa che il Milan, viste le occasioni che ha avuto, gol doveva averlo già fatto. Ragazzi, ho detto che almeno un punto il Bologna oggi lo fa. Io l'ho detto. Raga, due rigori sbagliati. Cioè, ma vi rendete conto la gravità della situazione? Che questa cosa è gravissima. Cioè, il Bologna a San Siro ha avuto tre rigori contro, tutti e tre sbagliati, mettendoci quello di Inter in Coppa Italia. Stop con la mano di Pulisic. Io veramente. Fernandez va dentro. Leao è fuori! Sul sinistro. Da fermo. Solo in mezzo all'area, ragazzi. Per Florenzi, buona idea. L'ho perso. Leao, Florenzi, la palla dentro. L'autoschic! L'autoschic! Come nel primo tempo. Il Milan sbaglia un rigore. E poi siete lui. Un porto. Un parto! Grazie Salemakers per aver perso Florenzi, eh. È andata bene perché il colpo di testa era abbastanza centrale, però forse imprevedibile per il portiere. Abbiamo fatto gol, sì. Ce lo siamo meritati? Sì. Adesso io non voglio vedere cazzate. Mezza svirgolata difensiva, nemmeno per puro caso. Non bisogna chiudersi. Terracciano. Oh, Terracciano mi piace. Terracciano è buono. Oh, Okafor già ha perso una palla. Bologna caccia del pari, liberato Calafiori in zona tiro. Calafiori là, allargano. Sinistro, ma va a destra. Gran dribbling, palla forte. Oddio. Ci arriva Christiansen per Christiansen che protesta. Buco assurdo. Qua si arriva sulla palla e gol. Oddio. Qua danno rigore, ragazzi, eh. On field review, ragazzi, è finita. Abbiamo buttato via la partita. Sì, ragazzi, qua se non lo trattiene, va sulla palla e fa gol. Questo è calcio di rigore. Calcio di rigore per il Bologna. Giallo per Terracciano. Rigore per il Bologna. Complimenti per aver buttato via un'altra partita. Salerno, Lecce, Napoli. La lista continua. E secondo voi lo para? Col cazzo. Orsolini contro Maignan, ragazzi. Io non darei neanche la colpa a Terracciano per questa cosa. La colpa, ragazzi, è della difesa che fa un buco di quelli assurdi. Erano in quattro sulla linea di passaggio. Nessuno ha preso la palla. Qua se prendi la palla, spazi, il rigore non c'è mai. Orsolini contro Maignan, gol del Bologna. Orsolini! Aveva pure intuito, ragazzi! 2-2 del Bologna! Certo! Già, ragazzi! Come buttare via una partita? E ancora una volta facciamo fare punti a una squadra che non ha l'allenatore! Ragazzi, io più di così non so che dirvi. Cioè, io mi arrendo. Poi l'ha anche toccata Maignan. Vi ricordo che siamo stati graziati a Udine, ma ciò non vuol dire che debba succedere anche stasera. Io provo solo sensazioni di schifo. Finisce, ragazzi. Complimenti al Milan per aver buttato via almeno la quarta, quinta partita stagionale. Ragazzi, io con una difesa così mi arrendo. Io non so che dirvi. Partita che il Milan poteva tranquillamente vincere. A Udine è andata bene e oggi è andata male. Va bene, ragazzi. Ci vediamo alla prossima.